Cari amici della Finanza sul Web, ben ritrovati. Oggi è di nuovo con noi il nostro amico Gianmarco Landi, con il quale parleremo di un tema che è veramente dirompente. Io intanto saluto Gianmarco. Ciao Gianmarco, grazie per essere con noi. Ciao Arnaldo e un saluto a tutti gli spettatori della Finanza sul Web. Il tema, dicevamo, è talmente dirompente che quando ci siamo sentiti con Gianmarco mi ha detto: ah, ci sono delle cose di cui vorrei parlare, possiamo organizzare un'intervista. Io in questo momento sono presissimo anche dall'organizzazione dell'evento di Pesaro, eccetera, quindi ho pensato, va bene, possiamo fare intorno a metà della settimana prossima. Poi quando mi hai mandato il materiale, ho risposto, ok, facciamo domani. Perché effettivamente ci sono delle cose che sono dirompenti. Andiamo per gradi, partiamo dall'inizio. Noi stiamo assistendo a un processo di dedollarizzazione sempre più veloce, in particolare con lo scoppio di quella che potremmo definire una sorta di guerra mondiale in forma ibrida. Tutta una serie di paesi del sud del mondo, del Sud America, del vicino Oriente, eccetera, hanno iniziato ad abbandonare il dollaro, che l'ultimo caso è stato recentissimamente lo Zimbabwe, che ha abolito le transazioni in dollari invece per assumere una digital currency, cioè una moneta digitale ma basata sull'oro, e moltissime banche centrali stanno tornando al cosiddetto gold standard, cioè alla detenzione di riserve auree per la creazione di moneta. Apparentemente questo può sembrare una questione banalmente tecnica da economisti, in realtà è una questione che riguarda letteralmente il controllo del mondo. Perché il ruolo che il dollaro ha avuto in questi decenni, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato alla base del dominio non solo degli Stati Uniti sul resto del pianeta, ma anche di un ristretto gruppo di soggetti che ha potuto ottenere un potere come mai si era visto nella storia. Io partirei da qui, Gianmarco. Come sta procedendo questo processo di dollarizzazione e, a tuo parere, quali saranno gli effetti nel breve periodo, nel breve termine? Allora, Arnaldo, innanzitutto una precisazione. Le banche centrali non stanno tornando al gold standard, le banche centrali stanno acquisendo dell'oro, stanno comprando molto oro. Sono ormai 3-4 anni che le banche centrali stanno continuando a comprare oro. Il gold standard vuol dire che per le transazioni internazionali si utilizza l'oro come fosse la moneta di riserva, cioè come standard per transare enormi quantità di ricchezza. Ovviamente il ritorno al gold standard è di fatto, quindi si sta in un certo qual senso imponendo di fatto, ma non delite, certo. A seguito del tentativo di isolare la Russia, di creare le condizioni perché Putin pagasse il prezzo della sua insubordinazione rispetto all'ideologia del nuovo ordine mondiale, e alla luce di questo tentativo di isolare la Russia è accaduto invece che Putin si è fatto trovare in nutrita compagnia, perché non solo la Cina, ma anche l'India, ma anche il Brasile, ma anche altri paesi estranei all'alleanza BRICS, come ad esempio i più impensabili, tipo ad esempio l'Iran o l'Arabia Saudita, hanno tenuto bordone a quello che è il peggior nemico dell'elite finanziaria occidentale. Quindi in realtà il ritorno all'oro è un qualche cosa che è stato
pian piano imposto soprattutto a seguito dell'elezione di Donald Trump in America, perché nell'applicazione di Basilea 3 si sono creati dei meccanismi per rimonetizzare l'oro. Chi ci segue dovrebbe sapere che dal 1971 in poi si sono create delle logiche per demonetizzare l'oro, quindi le banche centrali e gli accordi del BRI, di questo diciamo istituto in Svizzera che funge da raccordo tra tutti i mondi finanziari, si era stabilito dal 71 in poi che l'oro dovesse essere ponderato per il rischio, e quindi in questo modo c'era uno scoraggiamento a comprare l'oro e a tenerlo come riserva, come garanzia dell'attività finanziaria. Con Basilea 3 si sono creati dei meccanismi che hanno avuto un forte abbrivio dopo le elezioni di Donald Trump per rimonetizzare l'oro. Quindi l'oro è diventato come se fosse dollaro, perché il dollaro non ha rischio, almeno non lo aveva rischio fino a qualche mese fa. E quindi perché si sta ritornando di fatto ad un orizzonte di gold standard, come tu hai detto in maniera sostanzialmente corretta, anche se leggermente imprecisa? Si sta ritornando di fatto al gold standard perché nel momento in cui il dollaro perde di appeal, perché molti paesi rifiutano di transare in dollari, rifiutano di considerarlo lo standard per le transazioni internazionali, e nel momento in cui anche in Svizzera, e a seguito dell'applicazione di Basilea 3, si è ritornati a una rimonetizzazione del dollaro ed è quindi conveniente comprare il dollaro. Beh, a fronte di questo è corretto dire che stiamo sempre di più, in cammino, ci stiamo avvicinando a un ritorno al gold standard, anche migliore rispetto a quello che ci fu dal 44 al 71, perché, come tu giustamente saprai, dal 44 al 71 era solo il dollaro a rimanere ancorato all'oro, tutte le Tutte altre le altre monete. monete erano ancorate al dollaro, però, quindi di fatto Esatto. il dollaro era ancorato a un bene reale come l'oro, le altre monete erano ancorate al dollaro, quindi gli scambi Esatto. erano legati al rapporto di forza e debolezza rispetto al dollaro, il quale a sua volta era viceversa, era ancorato all'oro. Poi Nixon un bel giorno si è svegliato e ha detto: da domani non è più così, Sì. l'oro è il dollaro stesso, perché tra le altre cose, in quella fase de Gaulle, no, come avevo anche detto altre volte, aveva iniziato, visto il modo in cui gli Stati Uniti gestivano il ruolo di moneta principe, in polemica con la politica monetaria americana, de Gaulle mandava navi cariche di dollari chiedendo indietro navi cariche di oro. E la risposta di Nixon è stata mostrare un biglietto verde del dollaro e dire: questo è l'oro. Ora. Certo, ma Arnaldo, perché permettimi di inserirmi in quello che stai dicendo, perché è una precisazione che poi ci servirà in seguito. In questo processo di disancoramento del dollaro dall'oro ha avuto un ruolo un paese dell'Asia apparentemente marginale, apparentemente poco significativo, che è il Vietnam. Tu saprai che in quegli anni ci fu la guerra del Vietnam, cioè antecedente al disancoramento del dollaro dall'oro, e quindi ufficialmente De Gaulle temeva che i meccanismi di finanziamento per sovvenzionare la guerra in Vietnam, e quindi per fare la guerra alla Russia, utilizzando il terreno di scontro del Vietnam, ci potesse essere quindi un meccanismo che alla fine avrebbe penalizzato le dotazioni di oro della Francia, che dalla seconda guerra mondiale in poi, da Bretton Woods in poi, erano di fatto depositate alla Federal Reserve. Quindi anche per questo motivo, dato che ai dollari corrispondeva l'oro, De Gaulle disse: beh, innanzitutto ridatemi indietro l'oro che avete preso, e poi cambiatemi i dollari. Cioè, questa fu la goccia che fece traboccare il vaso. Però questo
Questa è la narrazione ufficiale, e così come sono stati andati, come sono andati fatti in superficie. In realtà, secondo me, è ancora più complicato, è ancora più intricato il quadro, perché se noi andiamo alla radice storica di che cos'è il denaro e di come il sistema finanziario si è sviluppato, peraltro si è sviluppato dall'Italia e a partire dal Medioevo ha avuto le basi di sviluppo, non ci rendiamo Grazie. conto che i banchieri, cioè i mercanti, perché i mercanti sono poi diventati i banchieri, ce l'hanno un po' avuto con loro, perché alla fine loro che cosa facevano? Loro prendevano in deposito dell'oro ed emettevano delle note di banca, poiché erano dei personaggi credibili, i mercanti, perché avevano grandi mezzi, grandi capacità. Come si sono create le banconote? Perché le banconote si sono create che nelle città italiane del Medioevo c'era un mercante che la mattina metteva un tavolo, la banca, perché si chiama il tavolo, vuol dire banca, una sedia, e chiunque andava là e gli portava un sacchettino d'oro, gli faceva una nota di banca, di guarda, tu hai consegnato 20 fiorini d'oro. Così nasce l'attività bancaria. E cosa però è accaduto? È accaduto che i banchieri, una volta che hanno capito qual era il gioco, innanzitutto non sono più diventati mercanti, ma si sono divertiti a scrivere, 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 scrivere anche cose non vere. E ovviamente poi c'è stato il problema che non c'era una corrispondenza tra l'oro che gli veniva effettivamente dato in deposito dalle persone e quello che loro scrivevano, quindi la moneta scritturale. È Qui alla c'è base, diciamo, l'origine. prima della riserva frazionaria, cioè che cosa hanno notato questi banchieri. Poi molto spesso questo era legato anche a aspetti vicini alla Chiesa, nel senso che, per esempio, i Templari, durante le campagne per la presa di Gerusalemme, avevano bisogno appunto di queste note di banco, perché portare l'oro era pericoloso, nel senso che li esponeva a grossi rischi. Ma loro si sono accorti che le persone non ritiravano quest'oro, ma scambiavano tra di loro le banconote. Di conseguenza, l'oro rimaneva nei loro forzieri e loro hanno realizzato che potevano stampare molte più note di quanto oro ci fosse. Visto che prendevano gli interessi su quell'oro inesistente, hanno iniziato a moltiplicare la quantità di oro virtuale a fronte di quello reale, e poi dopo, appunto con l'abolizione del gold standard, addirittura a prescindere completamente dall'oro, a stampare il denaro dal nulla. Certo, e ti dirò di più che i templari in realtà vanno ancora di più indagati ed esplorati, perché i templari in realtà hanno fatto ben di peggio, perché i templari cosa facevano? Accompagnavano le persone benestanti a Gerusalemme, cioè nel viaggio. Adesso noi ci mettiamo a ridere, però nel Medioevo qualsiasi cristiano per bene, qualsiasi persona cristiana per bene, doveva almeno una volta nella vita andare a Gerusalemme, doveva fare il pellegrinaggio. E c'era però un problema, che andare a fare un viaggio era complicato, non era come adesso. E quindi cos'erano questi templari? Erano dei cavalieri riconosciuti dalla Chiesa Cattolica che accompagnavano le persone benestanti, perché non è che tutti si potessero permettere di andare a Gerusalemme, è un viaggio lungo, faticoso, complicato, quindi. Costosissimo per l'epoca. Ecco, e in pratica cosa è accaduto? Che questi templari hanno custodito le ricchezze di questi banchieri, di questi mercanti in sostanza, di questi cristiani, e ci hanno marciato un bel po', perché poi alla fine cosa accadeva? Accadeva che le guerre per rendere insicura Gerusalemme erano proprio interesse dei templari che ci fossero, perché più guerre c'erano, più era difficoltoso andare a Gerusalemme, più loro ricevevano, non solo erano importanti per fare i pellegrinaggi, per accompagnare i pellegrinaggi, ma ricevevano dei soldi per fare la guerra ai musulmani, a tutti coloro i quali rendevano
insicuro il viaggio in Terra Santa. E quindi i templari ci hanno marciato un bel po' su questo. Tornerà alla Terra Santa in questo nostro discorso, quando poi andiamo a trattare l'aspetto per certi versi più sconvolgente. Più sconvolgente. Eravamo rimasti però appunto alla questione del Vietnam e alla questione dell'abolizione della convertibilità del dollaro in oro. Ma la domanda che io ti vorrei fare, questo oro, che dovrebbe essere teoricamente nella Federal Reserve, che oltretutto, a dispetto del nome, perché viviamo in un mondo veramente, veramente surreale, ma la Federal Reserve, che è la banca centrale americana, non è americana, nel senso non ha nulla di federal, perché è un'istituzione privata, all'interno della quale però gli Stati Uniti non hanno giurisdizione. Certo. Cioè, gli Stati Uniti non possono entrare nella Federal Reserve e verificare, controllare, indagare su cosa avviene, cosa c'è dentro o cosa non c'è. Questo è ancora più paradossale se pensiamo che paesi come l'Italia, ad esempio, hanno depositato le proprie riserve auree nella Federal Reserve. Noi siamo il terzo paese con maggiori riserve auree del pianeta, l'abbiamo depositato presso la Federal Reserve, che è una banca privata americana dove neppure il governo americano può andare a spulciare cosa c'è dentro. Figuriamoci noi. Allora, Arnaldo, quello che dici è corretto, giusto, e deve essere messo in opportuna evidenza, perché il problema della Federal Reserve, a parte l'inganno di cui tu giustamente hai detto, perché nacque come l'idea di un fondo nel caso in cui ci fossero delle instabilità, i banchieri mettevano a disposizione delle provvidenze per far fronte, quindi non nacque con l'idea di una Una banca sorta di centrale. MES. Perché l'America, e peraltro in questa, nella Federal Reserve ebbero un ruolo fondamentale i Warburg, in particolare anche Paul Warburg fu un importantissimo diciamo, costruttore, fondatore di questa istituzione. E Warburg aveva suo fratello in Germania che si occupava nel settore chimico-farmaceutico e si occupava di cose altrettanto importanti, ma in un altro settore parallelo, che è quello del settore, come dicevo, farmaceutico. Peraltro famiglia italiana, perché Warburg, a dispetto del cognome, Warburg americano, Warburg tedesco, in realtà si chiamano Del Banco, famiglia padovana, famiglia originaria storicamente della zona dell'Ucraina, di quella che era l'ex impero della Cazzaria, venuta in Veneto, insediatasi a Padova, diventata una delle più importanti famiglie padovane del Medioevo, emigrata per certi versi a Venezia e poi emigrata dopo la Reconquista nel 1500 in Germania. In realtà questa famiglia è fondamentale per poter comprendere l'importanza anche dei Rothschild, perché erano non solo imparentati, ma erano la vera e propria spalla dei Rothschild. E quindi per poter comprendere la storia e il sistema finanziario, secondo me bisogna partire sempre dall'Italia e considerare quello che l'Italia ha significato e vedere poi quelle che sono state le applicazioni di ciò che era stato fatto in Italia in America. Noi quando ci siamo sentiti telefonicamente, tu mi hai detto la storia è completamente da riscrivere. Anche questi elementi ce lo fanno comprendere perché la parentela, i matrimoni combinati tra i Warburg e i Rothschild sono qualcosa che in base alla narrazione che noi abbiamo ricevuto dall'infanzia su quell'epoca storica sarebbe dovuta essere impossibile in quanto da un lato una famiglia aristocratica europea, dall'altro una famiglia ebraica che ci dicono figli di un orologiaio, quindi anche questo è totalmente dissonante con quello che noi credevamo di sapere. Ma tu dicevi, appunto, torniamo a quello che dicevi, la famiglia Warburg, che porta negli Stati Uniti tutta una serie di conoscenze che erano appunto nate tipicamente ancor più che nell'Italia, potremmo dire nel Veneto. In quell'area vicina geograficamente ed economicamente alla potenza commerciale per definizione dell'epoca, e cioè Venezia.
Cosa Sì. succede? Allora, cosa succede? Succede che questa famiglia crea nei primi anni del Novecento, crea la Federal Reserve, giocando di sponda con un grande banchiere dell'epoca, che era John Piermont Morgan, giocando di sponda con i Rockefeller, perché l'amministratore delegato della Standard Oil fu fondatore, quindi era presente nella prima riunione, quella in gran segreto per la nascita a Jekyll Island, per la nascita giusto appunto della Federal Reserve. E questa banca centrale, in sostanza, è diventata poi, a seguito degli eventi a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, è diventata il capo di tutte le banche centrali. Perché questo è un meccanismo che a molti è sfuggito, cioè le due guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, su cui bisognerebbe fare veramente, secondo me, bisognerebbe fare dei forum di discussione per capire perché sono scoppiate, come sono scoppiate, chi le ha fatte scoppiare e quali sono stati i vantaggi che l'elite ha tratto da queste due guerre e dalla crisi del 29 che ci fu in mezzo. Alla fine cos'è che si capisce, che si comprende? Si comprende innanzitutto che personaggi politici come Adolf Hitler in realtà vengono elevati dall'elite finanziaria americana, dagli Warburg. Questa è un qualche cosa che ovviamente collide con le narrazioni perbeniste e ben pensanti, Dagli ma stessi Rothschild che hanno finanziato, le banche Rothschild hanno finanziato il Partito Nazionalsocialista e anche qui dei sono la banchieri. stessa cosa, l'abbiamo detto prima, cioè Certo. Warburg e Rothschild sono cugini, diciamo cugini, in realtà sono pa parenti, sono affiliati. Warburg e Rothschild sono due famiglie che hanno costruito il sistema finanziario. I Rothschild si sono occupati soprattutto di alta finanza e quindi di finanziare guerre e quant'altro nell'Ottocento. Sono diventati potentissimi con i treni perché hanno sviluppato i treni, in realtà prima ancora dei treni con i canali in Francia. Gli Warburg sono diventati potentissimi col settore farmaceutico, soprattutto grazie alla Seconda Guerra Mondiale. Perché Paul Warburg fondò la Federal Reserve in America, Max Warburg, suo fratello, a Francoforte fondò la IG Farben, che è il conglomerato di aziende farmaceutiche da cui discendono in sostanza, sia come brevetti che come trust di controllo o come alle volte aziende tuttora esistenti, le principali multinazionali farmaceutiche attuali. E la cosa imbarazzante e vergognosa si scopre andando a capire cosa è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, perché a finanziare e a tecnicamente realizzare i campi di concentramento sono state le aziende degli Warburg, di Paul Warburg. La più grossa filiale della IG Farben, da cui discendono gli stabilimenti della Bayer, è Auschwitz. Ma questo dramma ha avuto l'implicazione di rafforzare la IG Farben, quindi il conglomerato di aziende farmaceutiche che possiamo denominare cartello farmaceutico anche attuale, controllato da trust che in realtà non dicono ufficialmente di chi siano i proprietari, ma noi sappiamo che sono sempre loro, queste famiglie, e dall'altra parte ha avuto il risultato di rubare l'oro a chi lo aveva. Hanno di fatto, con la Seconda Guerra Mondiale, rubato quantità enormi di oro, occultandolo utilizzando i sottomarini, gli U-boat tedeschi, che chiaramente facevano capo al regime nazista dell'epoca, utilizzando i sottomarini giapponesi, perché queste famiglie avevano anche di fatto il controllo dell'imperatore cinese all'epoca dei fatti, e quindi l'implicazione più grave, più pesante di questa barbarie che è stata la Seconda Guerra Mondiale, è stata quella di disancorare tutte le monete dall'oro.
Perché come arriviamo a questo risultato? Arriviamo con Bretton Woods e con loro che non si riusciva più a trovare. E sapete perché non si riusciva più a trovare loro, Arnaldo? Lo sai tu perché non si riusciva più a trovare? Perché chi aveva finanziato il regime nazista aveva deciso di nascondere enormi, colossali quantità di oro e di titoli di Stato emessi con la clausola oro nei paesi dell'Asia più sperduti e più impensabili. Ecco, questo è un punto sconvolgente, nel senso che il quadro, che a me sembra ne esca è sostanzialmente questo, cioè alcune famiglie si rendono conto che per il dominio del mondo è necessario avere, diciamo, il controllo della moneta e del debito, per avere e quindi il controllo dell'elemento di scambio tra la ricchezza. Per avere la ricchezza reale generata dal lavoro, per avere il controllo di questi scambi, devono avere la certezza di togliere di mezzo per tutti gli altri il possesso dell'oro, che da sempre, per definizione, è il materiale attraverso cui il bene che si utilizza per gli scambi, perché non, per tutta una serie di ragioni di cui abbiamo parlato spesso. Quindi quest'oro viene in una parte accentrato da queste famiglie e in un'altra parte nascosto, e sarebbe nascosto in alcune zone, tutta un'enorme quantità di oro rubato durante la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stato occultato proprio io ritengo, proprio per evitare che su quest'oro si potesse basare un sistema monetario indipendente dalla moneta a debito, che invece è prerogativa delle famiglie che abbiamo Certo. elencato e di tutte le altre famiglie allora aggregate, perché poi ne abbiamo citato due, le più importanti, ma ce ne sono anche tante Sì, altre minori. ovvio. Sì, Quest'oro hai centrato. sarebbe a tutt'oggi nascosto all'interno di alcune zone impervie dell'Asia, che ai tempi erano sostanzialmente irraggiungibili. E ci sono anche dei video che tu mi hai mostrato che sembrerebbero testimoniare questo, cioè che ci sono enormi quantità di oro rubato durante la Seconda Guerra Mondiale nascosto in varie sperdute zone dell'Asia del Sud. Sì, io confermo, anzi ti invito a rendere pubblici questi video. Io ne ho una quantità impressionante di questi video. In realtà io sono un appassionato di storia, quindi per me la finanza è importante perché la guardo, la apprezzo, la considero nello sviluppo storico. Questa, diciamo, è una mia prerogativa, a me piace moltissimo la storia. E quindi sono rimasto sbalordito quando alcune mie amicizie, anche di persone filippine, cioè di persone non italiane, mi hanno mostrato delle fotografie di nonni che avevano rapporti fraterni con militari tedeschi, giapponesi e americani. E andando poi a scavare, a indagare, ho scoperto che ci fu un gran via vai di titoli di Stato. Titoli di Stato non onorato, quelli che si chiamano adesso debito storico non onorato per questioni di guerra o di crisi, e enormi, colossali quantità di oro, ma la versione ufficiale sull'oro, su quanto oro c'è, è assolutamente ridicola, perché io sono a conoscenza di interi tunnel nelle Filippine, nell'Indonesia, ma anche nel Vietnam, in cui ci sono delle quantità impressionanti che non ci sono in 5-6 banche centrali come quantità di oro. In particolare potrei raccontare di addirittura ricevute di depositi di oro della Federal Reserve che sono impantanati nella giungla dentro grotte nascoste in condizioni assolutamente difficili da raggiungere anche adesso, non solo nella Seconda Guerra Mondiale. E ovviamente uno mi può dire, ma sai, i giapponesi e i tedeschi erano alleati durante la Seconda Guerra Mondiale e ovviamente Hitler aveva deciso di impossessarsi dell'oro, e per non farlo vedere agli occidentali,
aveva deciso di allearsi ai giapponesi e di nasconderlo in territori che erano governati dagli giapponesi. Uno mi potrebbe dire questo, però io la domanda che vi faccio è: com'è possibile che anche l'oro della Federal Reserve, i titoli storici della Federal Reserve, i farmer, i bond della Federal, siano insieme ai German bond e insieme all'oro rubato in tutta Europa da Hitler? Questo è quello che io, diciamo, mi porta, che mi sconvolge e mi porta alla conclusione che la farsa della Seconda Guerra Mondiale, dico che farsa nonostante gli oltre 50 milioni di morti, abbia un senso, abbia una morale satanista nell'idea di disancorare, di arrivare a una situazione che disancorasse le monete dall'oro. Perché la schiavitù, come si realizza la schiavitù? La schiavitù si realizza quando uno non può pagare un debito, uno quando si sente schiavo, quando non può provvedere alle proprie necessità perché è carico di debiti. E allora un'elite ha utilizzato il sistema finanziario e il denaro per schiavizzare tutto il mondo. Lo so che è sconvolgente da dire, ma è proprio quello che è successo. Questa elite, parlo di Rockefeller, Warburg, Rothschild, le principali famiglie che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 3 anni, hanno agito in maniera scientifica, passo dopo passo, come peraltro era stato scritto in un cosiddetto manoscritto complottista, come era stato scritto in quel saggio complottista, questa elite ha agito, perché ha agito per schiavizzare i popoli, dominando cosa? L'oro? No, perché non era quell'oro non era di proprietà di questa elite. Questo è l'altro passaggio che sfugge a molti. L'oro era di proprietà di decine di migliaia di persone che avevano oro, che avevano quantità di oro, in prevalenza ebrei. E allora la domanda, la riflessione che io vi faccio: secondo voi gli ebrei sono stati, e qui è un punto di domanda in realtà che faccio a riflessivo, ma secondo voi gli ebrei sono stati perseguitati per motivi razziali o perché bisognava togliere l'oro a chi lo aveva perché l'oro doveva essere il meccanismo attraverso cui, disancorandolo dalle monete, si realizzava un sistema finanziario volto alla schiavitù. La mia convinzione, il mio convincimento è che questo manovale politico, perché Hitler era un manovale politico di questa elite finanziaria fintamente ebrea, ha agito creando le migliori condizioni affinché si potessero mettere le basi per un sistema finanziario poggiato sul debito, quindi volto alla schiavitù dei popoli. Questo è l'aspetto, secondo me, centrale che si comprende andando a scorticare in quella narrazione ufficiale e osservando che la narrazione ufficiale fa acqua da tutte le parti, perché non si Tra l'altro, spiega. in questa storia sconvolgente, tu hai citato le origini di Hitler, il padre di Hitler era sconosciuto, Era, oh, sì. Il la nonno era madre. Salomon Rothschild, era uno dei cinque, delle cinque frecce dello Si stemma dice che Rothschild. il nonno, nel senso che era rimasta incinta in una fase in cui lavorava come domestica nella casa appunto del. Vienna. Una conclusione che è da un lato sconvolgente, però dall'altro a me sembra essere nei fatti, cioè se il piano di schiavizzazione del mondo, del lavoro attraverso la moneta a debito che si è imposto tramite l'abolizione del ruolo storico dell'oro di mezzo di scambio, è arrivata ad un punto di rottura e stiamo tornando indietro verso un gold standard sostanziale, noi non ne possiamo che trarre la conclusione che il progetto del nuovo ordine mondiale, il progetto di schiavizzazione del mondo da parte di queste elite finanziarie, stia fallendo.
Assolutamente, io infatti perché sono passo tra i commentatori della cosiddetta controinformazione eccessivamente ottimisti, ma in realtà io non sono ottimista per niente, io sono più realista del re. E il nuovo ordine mondiale ha perso perché le basi attraverso i quali questa elite pensava di poter continuare a perpetuare questo esercizio di schiavitù stanno venendo a crollare, sono crollate. Non occorre, diciamo, avere grandi conoscenze nel settore finanziario per capire che attraverso queste astrazioni che la finanza crea, costituisce, si determinano delle cose assurde che di fatto vessano i popoli, impoveriscono i popoli. Ad esempio, lo spread è un'astrazione fuori da qualsiasi logica. Perché lo spread esisteva? Semplicemente perché qualcuno stabiliva che i titoli di Stato italiano, quando andavano in pancia alle banche, e quindi i BTP, in pancia alle banche, dovevano essere riponderati con il rischio, avevano un rischio, mentre altri titoli di Stato questo rischio non avevano. È arbitrio, non è né mercato né niente di oggettivo, è tutta astrazione. I derivati che cosa sono? Sono astrazioni, sono valori che vengono estrapolati da contratti gonfiati o farlocchi, attraverso cui creano un oro, creano una moneta. Che cos'è? È arbitrio. Il fatto che la Cina debba mandare containers di merci nella globalizzazione e gli Stati Uniti possono pagare con carta stampata o con click informatici, dollari, che cos'è? È il mercato, produttività o altri termini usati dagli economisti che non capiscono niente? No, è arbitrio, astrazione. Quindi questo sistema sta crollando perché c'è una retrazione e ci sono dei leader nazionali, il più importante, Vladimir Putin, ancorato all'anima profonda che la Russia costituisce in questo momento, ma ha costituito anche in passato, dei leader nazionali come il leader della Cina, Xi, e tanti del altri, Brasile, dell'India, Brasile e tanti dell'Iran. altri, che stanno procedendo in un, come dire, in un lungo una direzione che di fatto priverà questi banchieri, queste elite, degli strumenti attraverso cui esercitano il potere. Queste persone hanno esercitato il potere, queste Sorta di famiglie. disintossicazione del mondo dalla moneta a debito che ha schiavizzato i popoli e gli stati. Bravo, questo è il punto centrale e la riprova che è quello che bisogna fare ed è giusto, si ha proprio andando a osservare la storia, perché non c'è una motivazione se non quella che noi stiamo sviscerando in questo momento insieme adesso, nel nascondere decine di migliaia di tonnellate di oro. Guardate che non sto dicendo delle cose inventate, cioè io sono a conoscenza e ho prove e ho rapporti con contadini sperduti dell'Asia che hanno occultato per conto di banchieri occidentali decine di migliaia di tonnellate di oro. Tenete presente che la Banca d'Italia ha poco più che 2000 tonnellate di oro. Io sto parlando di decine di migliaia di tonnellate imboscate. Non c'è una ragione al mondo per cui le Golden Eagle, cosa sono le Golden Eagle? Sono delle ricevute di depositi di oro, generalmente tonnellate di oro, alla Federal Reserve, debbano stare sperdute nella giungla, che l'altro sono d'oro, solo quella ricevuta vale centinaia di migliaia di dollari perché sono statue di oro con pietre preziose. Qual è la motivazione per cui nelle Filippine o in Indonesia debbano stare nascoste nelle giungle questi valori finanziari della moneta quando c'era l'oro, quando c'era il gold standard? Non c'è, se non quella di creare un sistema alternativo più astratto, disancorando le monete dall'oro, disancorando la finanza, rendendola astratta e rendendola arbitraria. E perché hanno fatto questo? Perché in questo modo hanno prevaricato l'economia, la politica e i popoli. L'hanno prevaricato come? Con la finanza. Cioè, fila tutto. Attraverso la creazione dal nulla di una moneta che ha al suo interno
un tasso di interesse e quindi un debito che può essere ripagato esclusivamente con altra moneta creata dal nulla dagli stessi soggetti. Esatto, In creando. un circolo vizioso che non finisce mai, che alimenta se stesso e che porta il soggetto o il popolo o la nazione ad essere sempre più indebitata nei confronti di queste elite che gli hanno fornito nient'altro che carta, anziché scambiare appunto beni reali sulla base di un substrato altrettanto reale come è l'oro, come sono le varie materie prime che appunto il blocco dei paesi BRICS vorrebbe mettere nuovamente alla base del sistema finanziario internazionale. Un'ultima domanda, Gianmarco. Sì. Abbiamo descritto una realtà in cui questo sistema sta crollando. Tu ritieni che ci sia la possibilità che prima di andare a picco scelgano di portarsi da tutto il mondo e quindi optino per uno scontro nucleare con Russia e Cina? Guarda, questo rischio non c'è per un motivo molto semplice. Perché questa elite ha perso il controllo degli Stati Uniti d'America, pensava di poterlo mantenere attraverso l'elezione di Joe Biden, che come voi sapete è avvenuta in circostanze e in situazioni elettorali molto discusse, e loro pensavano di poterlo fare, ma non sono riusciti a farlo. La riprova di quanto dico è anche passatemi il termine, in un trollaggio che Medvedev sta continuando a fare rispetto all'elite cosiddetta occidentale. Perché il Texas non solo vorrebbe emettere una moneta propria con l'oro retrostante, ma addirittura si parla che il Texas potrebbe essere la testa di ponte per spaccare in due gli Stati Uniti d'America. E il Texas non è soltanto il secondo stato come popolazione, è anche quello che dà il maggiore contributo in termini di ufficiali e in termini di soldati all'esercito americano. Quindi voi capite che la spaccatura negli Stati Uniti d'America Aggiungerei che è il paese produttore di petrolio per antonomasia più del Nord importante. America. Certo, quello più importante, quello più ancorato in un certo qual senso alle energie del carbon fossile. Ma la cosa significativa è che, Arnaldo, Trump non ha mai riconosciuto la vittoria di Biden, e questa è una cosa che non è stata mai colta appieno dai commentatori qui in Europa. Nel sistema maggioritario, se non c'è il riconoscimento della vittoria, in realtà non c'è una legittimità morale profonda nell'esercizio del potere, che nel maggioritario viene fatto anche per gli sconfitti. Nel sistema maggioritario, quando si elegge un sindaco in una città, il sindaco è di tutti. Ma nel momento in cui noi sappiamo che il livello di scontro in America è tale che il presidente uscente, cioè Trump, colui che dovrebbe essere il presidente uscente, prende in giro il presidente quando dovrebbe stare zitto, perché per consuetudine il presidente uscente non parla, non fa più politica negli anni successivi. Trump invece ha continuato a fare politica, a firmare documenti firmandosi da 45esimo presidente. Trump ha addirittura parlato pubblicamente, una telefonata resa pubblica, con Putin nel momento in cui Joe Biden faceva il suo primo discorso dell'Unione, che non l'ha fatto nel 2021, altro caso mai accaduto, cioè accaduto soltanto all'epoca di Lincoln, durante la guerra civile, ma l'ha fatto nel 2022. Quindi se noi vediamo questi dati, noi ci rendiamo conto che non c'è una vera e propria potenza Stati Uniti d'America, perché se sono stati disuniti d'America, come fanno a fare la guerra termonucleare? Quindi è evidente che questo rischio, secondo me, non c'è. E la riprova che non c'è questo rischio è che un calcolatore scientifico della politica come Putin, a mio giudizio, non avrebbe mai fatto quello che ha fatto in Ucraina, quindi ha preso a sberle i pupazzi di Soros e dei democratici, di Nuland, di Obama e di Biden, non l'avrebbe mai potuto fare se non avesse avuto la rassicurazione che il primo esercito al mondo, che non è quello russo, ha
sostanzialmente si sarebbe astenuto, come in effetti è accaduto. Come in effetti sta accadendo, a quanto pare. Quindi questo mi lascia pensare, anzi mi induce a una sicurezza che ci sia un'alleanza di patrioti, dove intendo per patrioti leader di nazioni che non si riconoscono in una dimensione di governo unico del mondo, ma si riconoscono in un ordine politico e finanziario multipolare, che in realtà si sono alleati tutti quanti, in particolare Trump, Putin e Xi Jinping, per fare che cosa? Per togliere il potere all'elite finanziaria che di fatto, usando l'Occidente e usando in particolare gli Stati Uniti d'America, ha fatto il bello e il cattivo tempo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, ma in realtà anche prima, come vi Con ho. l'Inghilterra, con la Gran Bretagna. Esattamente. Gianmarco, intanto io ti ringrazio veramente di cuore per questo avvincente racconto così lontano da quello che normalmente ci sentiamo dire sui media e anche in generale in internet, nel senso che hai tracciato veramente una narrazione avvincente. Continueremo a seguire passo dopo passo gli sviluppi di questa situazione, in particolare per quello che riguarda il ritorno al Golden Standard e per quello che riguarda il declino che sembra essere inarrestabile delle elite finanziarie globali. Quindi penso che tornerai presto a parlare su questo canale, ma per adesso veramente grazie di cuore. Con molto piacere e ovviamente anche per una tua soddisfazione personale, sappi che se tu darai un minimo risalto a alcuni filmati che ti ho, non confidenzialmente, ma che ti ho amorevolmente, donato, io avrò cura di farli vedere anche a tutti quegli emissari di Rothschild che stanno cercando di terrorizzare, in questi paesi asiatici. Tutti quei filippini o quegli indonesiani che invece vorrebbero partecipare al nuovo sistema finanziario, portando al riscatto i debiti storici e mettendoli a disposizione di tutta l'umanità per creare una nuova moneta, una moneta più giusta, una moneta più equa, una moneta ancorata a asset fisici e in particolare all'asset fisico più importante, l'oro. Affinché ci possa essere per tutta l'umanità e non soltanto per i marchesi del Grillo, ci possa essere un'età dell'oro. Grazie Gianmarco, grazie davvero, ovviamente grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che se volete sostenere il canale in descrizione ci sono tutti i link e noi ci vediamo nella fine settimana con 7 più. Grazie a tutti. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.